In un clima festoso tra due ali di folla, con tantissimi bambini tra il pubblico, si è svolta lo scorso 20 agosto in contrada Salamina la 12ª edizione del Palio degli Asini, manifestazione organizzata dall'associazione Laia che Raglia. Diventata ormai una tradizione di fine estate, il Palio dei Ciuchini è una festa di contrada davvero particolare, che anno dopo anno è ormai un appuntamento fisso per i fasanesi e i turisti che vogliono passare un pomeriggio tra la natura e la tradizione di campagna. Ben 12 contrade si sono sfidate nella divertente e colorata gara tra i piccoli ciuchini condotti da improbabili fantini di ogni età, il più piccolo aveva soli 4 anni, e guidati da divertenti e caparbi accompagnatori. Prima della gara, il tradizionale corteo guidato dai timpanisti faianensis con i loro rullanti tamburi hanno preceduto tutti gli asinelli in parata, con fantini e accompagnatori al seguito. A darsi battaglia nelle batterie di qualificazione tra due ali di folla festante, le contrade Salamina, vincitrice in battuta sino ad ora, Pozzo Faceto, Gravinella, Speziale, Giannecchia, Pozzo Vecchio, Costa, La Mediolimpia, Case Sparse, Sant'Oronzo, Montenetto e Sant'Elia. Alla fine, dopo gare all'insegna del divertimento, ad aggiudicarsi la vittoria decisa al fotofinish è stata la contrada La Mediolimpia, che ha battuto i padroni di casa di Salamina. Al termine della manifestazione, come da tradizione, si è dato il via alla festa vera e propria, con canti, balli e tanto buon cibo della tradizione. Presidente, o meglio, Sindaco di Salamina, anche quest'anno un gran successo di pubblico per questa edizione del Palio. Sì, come ogni anno la gente accorre e c'è stato un pubblico, credo, superiore all'anno scorso. La manifestazione attrae molta gente, più che altro perché è divertente, non ci sono premi di soldi, è una cosa per stare insieme, si divertono. E anche quest'anno sembra che sta andando bene. Ora mangiamo i panzerotti, buon appetito a tutti e ci rivediamo l'anno prossimo per la 14ª edizione. E finalmente Salvatore non ha gareggiato e il Palio è andato a un'altra contrada. Abbiamo visto fino alla fine, al photo finish, ci sono stati anche i reclami come un vero Palio. Sì, si è fatto il photo finish perché l'asino di Salamina non ha oltrepassato la linea, mentre il regolamento prevede che si oltrepassi la linea, e ha vinto il signor Intini della contrada Lamie, se non sbaglio, se non erro. E finalmente si sposta il Palio, va a finire un po' più lontano. Era 12 anni che rimaneva a Salamina, quindi ci sarà un accanimento l'anno prossimo per riprenderlo.